Mi chiamo Elisabetta Desio, ho 57 anni, sono laureata in lingue e letterature straniere moderne. Mi chiamo Elisabetta Desio, ho 57 anni, sono laureata in lingue e letterature straniere moderne e insegno lingua inglese in un istituto tecnico-tecnologico di Napoli, in uno dei quartieri più a rischio, più particolari della zona est di Napoli. Il mio oggetto totem è una penna, perché mi rappresenta in pieno. Da ragazzina mi volevano apprendista sarta e ho sempre pensato invece di non poter mai impugnare in tutta la mia vita un ago, ma soltanto una penna, perché è l'unica vera arma contro l'ignoranza. C'era una volta una ragazzina goffa e abbastanza cicciottella in sovrappeso, che viveva in una famiglia dal punto di vista economico un po' disagiata, un papà sempre disoccupato, in affanno per i figli, e una mamma casalinga, purtroppo spesso ammalata. La ragazzina, diciamo che non ha punti di riferimento se non la buona educazione impartita dalla suddetta famiglia. A scuola, la ragazzina si trova spesso bullizzata, spesso derisa, spesso indicata come la grassona, come la cicciona. Senza mezzi, senza potenti mezzi, senza strumenti di difesa. E così un bel giorno, arrivate delle letture a casa, dei libri a casa, indicati proprio per i ragazzi di una fascia d'età tra i 7 e i 9 anni, comincia a leggere. E il libro, la lettura, diventa un punto di ingresso in un mondo poco reale, molto fantasioso, che non esisteva nella realtà, ma esisteva nella vita della bambina. In questo modo i libri diventano, è vero, un rifugio, ma anche oggetto di una sorta di grande voracità per apprendere, per sapere, per conoscere mondi che non esistevano nella vita reale. E quindi si affaccia sempre di più l'ipotesi della penna, dell'utilizzo della penna, in modo, come dire, quasi consapevole. L'avvicinamento alla cultura, l'avvicinamento come dire, ad un mondo fatto di parole che entravano sempre di più nel cervello e che scavavano questa bambina, pian piano allontanano l'idea della goffaggine, l'idea della stupidità e avvicinano la bambina alla sua famiglia. In una di quelle bellissime passeggiate che facevo la mattina con mia madre, succede che mamma mi guarda diritto negli occhi e mi dà il via per qualcosa di diverso. Mamma mi dice: secondo me, nella tua vita devi fare una scelta, una bella scelta. Probabilmente aveva intuito che potevo superare il mio limite, il limite della timidezza, e mi dice: devi studiare. E due, devi avere anche un'autonomia economica, perché non devi dipendere da nessuno, non ti deve mantenere un uomo, ti devi mantenere da sola, devi essere autonoma. E così si apre
il varco tanto atteso da me, che era quello della, che è quello della cultura. E da quel momento parte la scelta dell'università, dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli, rinomato per l'apprendimento delle lingue straniere. Ovviamente con 100.000 ostacoli. Papà, contrario, è ancora disoccupato. Mamma, non in salute. Casalinga, con la necessità di questa prima figlia femmina, che in realtà avrebbe dovuto dare un aiuto in casa e non studiare, ma c'era questo varco, questo bivio aperto in cui anche mamma mi voleva studentessa e mi voleva donna realizzata, per cui si va all'università. Con la felicità dei genitori, con la felicità di fratelli e sorelle, motivo di orgoglio anche per lo stesso mio padre, che non ci avrebbe mai pensato, no, di avere una figlia laureata in un quartiere difficilissimo. E subito dopo la laurea arriva poi la svolta, la grande decisione. Vivo qui, resto qui e voglio insegnare qui, proprio qui, in questo quartiere, Miano, Scampia. E le scelte, addirittura delle supplenze, sono dirette, sono oculate, sono volute. E arrivano le prime supplenze, giovanissima, avevo 29 anni. E mi ritrovo in questo mondo di giovani, di adolescenti che non avevano una grande sete di sapere così come ce l'avevo io. Al contrario, loro partivano demotivati, partivano quasi abbrutiti da quelle che erano le condizioni del quartiere in cui, io lo direi con un grande virgolettato, in cui erano costretti a vivere come me, perché nati lì e costretti a vivere lì. E da lì la grande idea. Questa penna, è vero, mi appartiene, ma non è più il mio unico oggetto totem. Adesso deve diventare un oggetto totem anche per loro, per questi ragazzi che ho di fronte. E in questo modo gli ho passato, gli ho trasferito, forse è più giusto dire così, la mia cultura. Subito dopo la laurea, alla ricerca di supplenze, alla ricerca di un qualsiasi altro lavoro che potesse darmi la famosa autonomia economica tanto anelata da mia madre, si apre un altro varco, a me del tutto ignoto, che è quello del teatro, la recitazione. E viene fuori in un momento del tutto inaspettato. Sono timida, introversa. Non ho mai pensato di avere delle doti creative, né tantomeno capace di, come dire, affrontare un pubblico, una platea, salendo sul palco e interpretare tutti i personaggi che avevo incontrato nelle letture affrontate da ragazzina e da brutto anatroccolo. A un certo punto si presenta l'opportunità di un laboratorio teatrale e avevo gli strumenti necessari per poterlo fare. Ero forte, ne ero certa, io sapevo che potevo con i ragazzi del mio quartiere creare un esperimento irripetibile, il teatro, la recitazione all'interno della stessa scuola dove avevo studiato, dove avevo, come dire, subito, patito durante la mia gioventù. Da quel momento arriva l'era che io ho battezzato dei pomeriggi, i pomeriggi
trascorsi a scuola in orario extracurricolare. Significa entrare in personaggi noti, poco noti, affrontare autori, i grandi autori del teatro napoletano, ma significa anche fare altro. Per me significa trasferire, lasciare il mio sapere a questi ragazzi. Per fare cosa? Per tenerli lontani dalla strada, per tenerli lontani da quel guscio culturale chiuso, ottuso, con i paraocchi, che non ti dà la possibilità di emergere, non ti dà la possibilità di essere te stesso in un contesto culturale difficile, di un quartiere veramente chiuso, che ti vuole chiuso, che ti vuole appannaggio della criminalità e non appannaggio della cultura. Tocca la sfera emotiva perché a un certo punto abbiamo iniziato a lavorare su altro, sulle emozioni, sulle sensazioni e sul trasferimento di anime attraverso gli occhi. In realtà i ragazzi hanno sempre saputo che vivevo, che avevo vissuto, che vivevo e che continuavo a vivere e continuo a vivere in quel contesto, in quel quartiere, però con una forza in più, con un'arma in più, che era quella della cultura del teatro. E quindi ci individuavamo nei corridoi della scuola perché sapevamo di essere altro, di essere tanto altro. Con gli occhi del teatro gli si apre l'opportunità di vedere la loro città in un contesto completamente diverso e guardare dentro se stessi. Guardare dentro se stessi significa guardare anche le prospettive di una vita diversa. Alcuni di loro sono ancora nella mia vita, da ragazzini, adolescenti, li ho ritrovati sposati, li ho ritrovati con i figli, e gli stessi figli, per gli stessi figli sono la prof. Alcuni di loro sono attori attualmente e mi raccontano le loro vicissitudini, le loro problematiche. Il teatro è diventato un modo per trasformarmi in una sorta di musa ispiratrice per questi ragazzi, per cui loro stessi, restando fermi come punto saldo nella mia vita, hanno compreso che emulare, imitare questo modello poteva portarli a una sorta di resurrezione, di rinascita in un quartiere duro, difficile, e hanno anche compreso che come me ce la potevano fare, e hanno anche compreso che si può essere imprenditori di se stessi, ci si può proporre in qualsiasi contesto di vita solo perché si ha il sapere, si ha la cultura. Ovviamente questo è realizzabile, è possibile solo se il sistema istruzione è alla base di tutte le nostre conoscenze, nel senso che ci può supportare e strappare da quella che è la criminalità organizzata, di quelle che sono le mire proprio della criminalità organizzata, che tende invece a portarti nell'altra rete. Si può uscire dalla rete, è possibile uscire dalla rete. Mi vedo con il mio terzo romanzo finito, con tanto tanto tempo a disposizione per poter divulgare, per poter andare in giro, non dico nel mondo, vivo ancora nel mio quartiere e lì resterò, ma andare in giro solo ed esclusivamente per diffondere. E il messaggio che vorrei lasciare a coloro che mi ascolteranno, a quanti udiranno le mie parole,
è uno solo: la forza di credere in se stessi, la forza di credere nei propri ideali, la forza di credere nelle proprie potenzialità, supportate da un'unica arma, quella famosa arma di difesa, quello scudo dal quale siamo partiti alle origini, che è la cultura. Senza quella non si arriva da nessuna parte. Mia madre. Quella di Rosario Esposito La Russa, che fa parte del collettivo SNIP come me e che in un quartiere difficile che è Scampia ha utilizzato la cultura e i libri come strumento per combattere la criminalità e come stendardo della diffusione della legalità. L'ignoranza. L'attrice Margherita Bui. Siamo artefici del nostro destino.